diversi punti che si dovrebbero toccare nel territorio della Val Vibrata. Da dove secondo lei si dovrebbe partire? Ma a mio avviso si deve anche recuperare un ruolo e un confronto sindacale che in questi mesi, diciamo, di valutazione che è stata fatta nel territorio non è stata in qualche modo assolutamente coinvolta. E io ritengo che questo sia importante perché i progetti delle aziende che eventualmente possono arrivare sul tavolo dell'area di crisi complessa sono progetti che le organizzazioni sindacali possono comunque valutare sui quali contribuire alla loro migliore riuscita attraverso la contrattazione. Interventi importanti quindi da parte della Regione nel futuro? Sì, con l'area di crisi complessa intanto interviene lo Stato e poi però interviene anche la Regione con le sue risorse. Io continuo a pensare che questa terra della Vibrata e quindi anche ovviamente Martinsicuro, che è stata così duramente colpita dalla crisi, è però tuttora una terra vitale. Io conosco altre parti d'Abruzzo che colpite altrettanto duramente purtroppo sono entrate in una sorta di depressione, no? Qui invece ci sono ancora tutte le condizioni perché ci possa essere una ripresa, e il fatto di aver collocato qui l'area di crisi complessa secondo me vuol dire essersi forniti di uno strumento che naturalmente non è che fa miracoli, però è uno strumento importante per poter sperare e lavorare a una ripresa. Non ci sono solo aziende in crisi o che hanno chiuso, qua sono anche aziende vitali per fortuna, e da quelle secondo me bisogna partire con un disegno puntando sul fatto che qui c'è una storia di imprenditori e una storia di lavoratori particolarmente capaci e professionali. Chiederemo qual è lo stato dell'arte dell'area di crisi, quali sono le prospettive rispetto all'area di crisi e quali sono le opportunità che questo territorio sta cogliendo. Segnaleremo anche quelle che sono le nostre perplessità, perché riscontriamo comunque anche qualche difficoltà nell'accesso ai benefici dell'area di crisi complessa.